Dai cassieri dei supermercati agli addetti degli sportelli pubblici. Queste sono alcune professioni che potrebbero essere in qualche modo intaccate dall'ormai vicinissima e presente nella nostra vita intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale che potrebbe far sparire queste professioni, lo dice un recente studio di Manpower Group e Sanoma, a rischio estinzione ci sarebbe anche il lavoro, la professione di croupier. Noi abbiamo con noi Jonathan Iozza, benvenuto. Grazie, Lei piacere. ha fatto questo lavoro per anni, ora invece insegna ai giovani. Vi In una sentite in scuola. pericolo? No, per fortuna ancora no, perché penso che la figura del croupier è ancora necessaria. E hanno fatto dei tentativi con dei tavoli digitali, in primis Las Vegas, ma anche in Gran Bretagna, dove c'è sempre carenza di personale, e per fortuna i tavoli non sono ben accetti dai giocatori, ecco, quindi Perché vogliono il confronto vogliono il con una confronto, persona. hanno bisogno comunque di un contatto umano, ecco. Bene, allora in collegamento con noi c'è anche Vincenzo Cosenza, che è consulente ed esperto di intelligenza artificiale. Cosenza, è un'esagerazione o davvero qualche professione sparirà gioco forza con l'inserimento sempre più nella nostra quotidianità dell'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale indubbiamente farà sparire dei posti di lavoro così come hanno fatto in passato altre tecnologie. Stavolta interesserà anche lavori non prettamente ripetitivi, perché sono nate delle applicazioni di intelligenza artificiale detta generativa che permettono di realizzare lavori creativi, scrivere testi, creare immagini, semplicemente descrivendole con le parole. Quindi sono tecnologie che permettono di sostituire, ma anche di potenziare il lavoro umano e aumentarne la qualità. Quindi la scelta sta un po', diciamo, agli imprenditori, mentre ai lavoratori resta solo una strada, quella di imparare ad utilizzarle. Diciamo Cosenza che ovviamente come tutti i fenomeni e tutte le innovazioni vanno in qualche modo regolate e governate da un'intelligenza che non sia artificiale, questo ce lo auguriamo. C'è un supermercato a Verona, ve lo facciamo vedere, dove non solo i cassieri ma anche le casse sono scomparse. Ce ne parla Michela Palmieri. Dicono che la tecnologia sia utile solo se è al servizio dell'uomo. Un supermercato di Verona ha preso alla lettera questa speranza, almeno dal punto di vista del cliente, che avrà vita sicuramente più facile, farà la spesa più in fretta e soprattutto evitando le code. Andrà un po' meno bene invece ai cassieri del supermercato del centro storico della città scaligera, che saranno di fatto sostituiti da totem e sensori. Ma vediamo come funziona esattamente il percorso. Entri al supermercato, scarichi l'app, ti registri, fornisci i dati della carta e prendi quello che vuoi senza dover passare al nastro della cassa. Sono appositi sensori poi a identificare gli articoli scelti e ad aggiungerli al carrello virtuale fino al momento del checkout. C'è la libertà da parte del cliente di entrare, non necessariamente usare carrelli spesa, ma di poter prendere il prodotto, visionarlo, riporlo e poi uscire tranquillamente pagando. La tradizione dunque lascia spazio alla tecnologia. Alla fine del percorso il cliente avvicinerà il QR code dall'app scaricata precedentemente o la carta di credito, il bancomat o i classici buoni pasto e se ne andrà. Cosenza, lo chiedo subito a lei, è una situazione un po' alienante, ci piace andare al supermercato, dire il buongiorno alla cassiera, hai la tessera, insomma fare anche un po' di interazione con un essere umano, che cosa dice? Ma sì, però c'è tanta altra gente che invece non ha voglia di interagire perché magari non ha tempo e quindi oggi è innegabile che è anche molto più comodo fare delle attività semplicemente sfoderando il nostro smartphone e pagando senza interagire con gli umani. Oggi abbiamo più scelta, secondo me, rispetto al passato. Ci saranno dei momenti in cui vogliamo interagire con gli umani e altri in cui invece non abbiamo bisogno di farlo. In cui faremo la spesa col QR code. Iozza, un bravo croupier, secondo lei, secondo la sua esperienza, può essere davvero sostituito da un'intelligenza artificiale, da un robot? Ma no, sarebbe un po' la morte di tutto il settore casinò, comunque delle sale gioco, perché comunque si va al casinò anche per interagire e divertirsi. Però
farlo davanti a un robot sarebbe tutto molto più freddo e più, insomma, sarebbe un po'... A questo punto la gente penso preferisca farlo da casa, ma... Però il croupier non deve tradire emozioni, in questo l'intelligenza artificiale sarebbe perfetta. Quello è vero, però il giocatore per fortuna ancora lo preferisce, ecco. Quindi... Cosenza, allora prima parlavamo dei mestieri che Gioco Forza, come tutte le innovazioni, potrebbero scomparire. Quali sono? E quali sono invece quelli che reggeranno? Ma difficile dire quali reggeranno, probabilmente i lavori a più alto valore aggiunto, quelli direzionali delle fasce alte dei lavoratori, mentre già quelli impiegatizi sono un po' più a rischio, ma sicuramente nasceranno nuovi lavori che oggi è ancora difficile immaginare. Sicuramente bisogna acquisire nuove competenze anche per i lavori attuali, per esempio la capacità di saper scrivere le domande giuste da fare a queste nuove intelligenze artificiali che appunto parlano con noi in linguaggio naturale, quindi la grande capacità sarà proprio quella di imparare a fare le domande giuste per ottenere quello che si vorrà ottenere da loro. Per ottenere le risposte giuste. Grazie ai nostri ospiti e ora andiamo a vedere le previsioni.